Affarismo, crimini, politica, arrampicatori sociali e lo sfondo della Roma in nero protagonista dell'inganno dell'Ippocastano, un titolo che evoca il Primo Levi di Cuore di Legno. L'Ippocastano, impostore suo malgrado, con il suo frutto che inganna e delude chi già pregusta la castagna. A volte queste castagne che vengono definite castagne matte sono le persone, e ci capita di incontrarle, di averle nella propria vita, e questa delusione, questo dolore che nasce dalla delusione è alla base del romanzo. Una borghesia dissossata che traffica sotto banco con i clan, gli appetiti di parvenu senza orizzonte, le ambizioni sfrenate di un palazzinaro ricchissimo e gonfio di soddisfazione che mira a dare la scalata al Campidoglio. Sono gli ingredienti di questo noir romano che si apre con il truce omicidio dell'aspirante sindaco. Il romanzo ha dei personaggi, ma è il protagonista è soprattutto Roma. Roma con il suo malaffare, la sua criminalità, i suoi legami che vanno al di là delle amicizie, ma diventano legami finanziari, economici, intrallazzi. Si parla di Generone romano, no? Nel libro è citato la grande bellezza, perché io penso che quel film abbia fotografato la realtà. Si sta insieme sulle terrazze, nei salotti, poi non importa se tu abbia in banca milioni di euro o poche migliaia di euro, insomma alla fine tutto si tiene. Delittaccio dai particolari raccapriccianti nella villona superprotetta dell'imprenditore, il killer non ha lasciato tracce e le indagini rischiano da subito di imboccare una strada sbagliata. Se non fosse per l'intuito di un giornalista che in coppia con un vicequestore riesce a tirare le fila di una trama nerissima, in cui personaggi oscuri entrano in contatto con la borghesia snob e convenzionale del vissuto cittadino, instaurando rapporti incestuosi, perversi, complici. È un contesto borghese, ma è una borghesia che non è salva, una borghesia che trascolora in mille altri rivoli, a volte criminali, a volte soltanto di disinteresse, di passività, di apatia. Roma è una città lercia, sudicia, una città sporca sotto ogni punto di vista, e quello che io penso è che nessuno è salvo, nessuno è innocente, ecco, soprattutto. La corruzione arriva da piccole cose, dal fatto che non raccogliamo gli escrementi per strada, dal fatto che ancora non abbiamo imparato bene a fare la differenziata, dal fatto che tutti si lamentano dei mezzi pubblici ma nessuno paga il biglietto. Un meticciato di interessi e di valori dal quale, ma l'inverno, il giornalista detective che si sposta in sella al suo scooter da una parte all'altra della città bellissima e decadente non si fa irretire. Lucido e sfrontato porta a termine la sua inchiesta, che si chiude con un colpo di scena, ribaltando la verosimiglianza delle piste seguite. Quello che mi interessava era rappresentare Roma così come l'abbiamo detta, ma anche mettere in scena i rapporti interpersonali e i rapporti umani, i rapporti familiari che rendono tutto molto più difficile, tutto molto più deludente. Deludente come questa Roma al tramonto, dove è possibile immaginare che un personaggio chiacchierato, opaco, in affari con malavitosi ed interessi sporchi, possa aspirare a salire sullo scranno più alto di Palazzo Senatorio, candidandosi a governare la capitale d'Italia, con la complicità dichiarata dei suoi sodali e quella ignara dei cittadini tutt'altro che innocenti. Io credo che se non l'avessero sgozzato a pagina 4 ci avrebbe rivelato una grande sorpresa, cioè quella di riuscire